Il prossimo 25 settembre i cittadini italiani saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo Parlamento della Repubblica. Mentre nei talk e nei salotti televisivi la campagna elettorale prosegue animatamente, con i politici di ogni schieramento che si danno battaglia sulle tematiche più disparate, noi di Mondo Reale abbiamo voluto ascoltare le voci degli elettori e per farlo abbiamo fatto tappa a Sezze. Il Polo Lepino è considerato storicamente una roccaforte della sinistra. Ma sarà ancora così? Allora, ha già le idee chiare su queste elezioni del 25 settembre? Allora, il 25 settembre andrò a votare e ho le idee chiare. Non voterò la destra xenofoba. Non voterò una sinistra legata all'establishment, voterò chi ha aiutato, chi ha provato ad aiutare in questo periodo le attività commerciali, chi ha lottato per un recovery fund, voterò Conte. I sondaggi però al momento dipingono uno scenario abbastanza chiaro con la destra in netto vantaggio, è preoccupato? Un po' sì, la destra ormai sta dimenticando troppo i diritti civili delle persone. Ho paura che si dimentichi della povertà. Dobbiamo dircelo chiaramente, questo rischio c'è. E dal punto di vista ambientale non mi sembra sia veramente interessata alle energie rinnovabili. Siete pronti per il voto del 25 settembre? Avete le idee chiare oppure ancora siete un po' tentennanti? Siccome abbiamo le idee chiare, non andiamo a votare. Io voto anti immigrazione clandestina. Buongiorno, buonasera. C'è sta la possibilità di casino esiste in quanto si vive questa situazione incerta. Quindi chi è che te le dai chiare? Siamo tutti orfani sotto questo aspetto. Lei andrà a votare? Oh sì, ci manco sicuramente, però tengo una confusione esagerata. Tengo famento locale pure io ancora, capito? Quindi capisco che non voterete a cuor leggero un partito che vi rappresenta fino in fondo, vero? Partiti che rappresentano i cittadini, non ce ne stanno, è inutile che parlano. Avete le idee chiare in base al voto? Sì, io voterò Berlusconi perché la nostra è una famiglia fantastica e non voglio che la Meloni la rovini. Mille volte Berlusconi. Siamo con Berlusconi. Berlusconi. Evviva! Ha già le idee chiare sull'appuntamento del 25 che ci attende? Beh, è una domanda un po' a doppio senso. Nel senso che ho le idee chiare. Sì. Però nello stesso tempo no. In che senso? È indeciso ancora? Non ha chiarezza? Beh, in questo periodo abbiamo visto tutto quello che sta succedendo, cioè c'è poco da dire. Quindi avere le idee chiare sarebbe stato veramente una cosa molto molto positiva. Purtroppo, visto la situazione, mi ritrovo un po' alla vecchia maniera. Cioè, in questo modo dovrò votare sicuramente la mia idea politica. Quindi non dico chi voto, naturalmente, però devo cercare il meno peggio. Si baserà sugli ideali e non sulle proposte concrete, effettive. Con le proposte concrete no, veramente ci sto capendo poco e nulla. Questa è la verità, perché come sempre, sono sempre le parole, si parla, poi alla fine se andiamo a concludere. Lo sappiamo tutti come va a finire, insomma. Magari ce ne fossero di proposte e magari col tempo venissero anche applicate, sarebbe una cosa positiva. Però al momento non mi sento di esprimere nessun giudizio. Grazie. Prego. Lei invece ha le idee chiare? Sì, ho le idee chiare, so già come per chi votare, per un partito di sinistra, penso che non è eletta. Gli occhi di tigre non sono una frase fatta, io voglio vedere in ognuno di noi gli occhi di tigre perché... Ma sempre nella coalizione comunque del centro-sinistra. Certo, non penso. Qualche proposta in particolare che la convince in questo momento? Su, per quanto riguarda il nucleare ad esempio, sulle unioni civili? Sì, il nucleare penso di essere d'accordo, se ritorno il nucleare è un benessere per l'Italia, energia a basso costo, è una cosa positiva. Ma
io veramente non ci sto proprio a pensare al 25 settembre, giusto? Non ci sto proprio a pensare a sto voto. Was the first reaction? Shock! Shock because... Però avrai magari un partito, una coalizione, un candidato che attira di più le tue simpatie oppure più in linea con il tuo modo di pensiero? Vabbè, non diciamo simpatie, diciamo cioè che uno va sulla direzione che deve andare. C'è uno... Dipende dalle proprie coscienze, dalle proprie ideologie. Ci stanno le ideologie ancora? Credo di sì, ci sono ancora. È importante che ci siano ancora le ideologie. E a proposito, c'è uno degli argomenti che, di cui hanno parlato durante queste campagne elettorali che ti stuzzica più di altri? Lasciamo sta. Sarei troppo critica e entrerei troppo nel personale e quindi... Nemmeno un indizio? Un indizio? Vogliamo parlare dei gommoni che arrivano? Porcaccia la miseriaccia! Ha già le idee chiare su cosa fare il prossimo 25 settembre? Perché il prossimo 25 settembre si va alle urne per votare, per eleggere il Parlamento, ok. E lei ha già le idee chiare oppure è ancora indeciso? Ho pure Salvini qui due volte la lettera, l'ho mandata a casa. Addirittura, quindi voterà Salvini? È simpatico, mi piace. Ok. Signora, ha le idee chiare per le elezioni del 25 settembre? Certo, però sono tre, ma non so per chi votare. Quindi è ancora indecisa? Un po' indecisa alla votazione, sono sempre dello stesso partito, diciamo, però... Della stessa coalizione. Coalizione, hai detto bene. Ma voterà in base alla simpatia per i candidati oppure perché c'è qualche argomento non che... Non è la simpatia, no, non è la simpatia. Quando ci sta simpatia. Quindi c'è una causa ben precisa? Ben precisa perché l'altra volta ha votato a... Si chiama quello... Oddio... Salvini. Ha detto bene. Salvini. Buonasera. Ok. E poi non so se è Salvini o Berlusconi o cosa. Come si chiama? Io sono Giorgia! Meloni. Ma siccome la Meloni però c'è quegli simboli sotto che dicono che è fascista, non bisogna avere niente. E mi sa che gli tengo forse alla Meloni. Grazie signora. Allora, mancano pochi giorni all'appuntamento elettorale del 25 settembre, lei ha già le idee chiare? Al momento no. No, deluso dalla politica e ad esempio se si dovrebbe votare oggi io... Il bello del congiuntivo. Sono ancora indeciso. Non voterebbe se si votasse oggi? Allora, dando per scontato una parte politica che non voterei, e chi mi conosce sa di che cosa stiamo parlando, al momento no. Non riesco ad innamorarmi della politica, siamo stati esponenti, abbiamo fatto politica a Sezze parecchi anni fa, chiaramente con il centrodestra, con Alleanza Nazionale. Poi siamo usciti. E quindi abbiamo detto pure qual è. Io mi definisco un extra parlamentare di destra. Ok. E per essere extra parlamentare di destra, se c'è qualcosa di alieno, di extraterrestre. A tutt'oggi non ho le idee chiare. Si dovrebbe votare oggi e domani io. Eppure la destra, insomma, è molto forte nei sondaggi, non la convince di questo, di questa coalizione? Non mi convince, più che convincere, secondo me, guarda, io penso che la sinistra sta facendo un'ottima campagna elettorale al centrodestra per fargli vincere le elezioni, perché io penso più parla Letta e più il centrodestra e più Fratelli d'Italia si avvicinerà sicuramente al 30%. Guarda, se abbiamo modo di rivederci fra qualche giorno, potrò essere più preciso. Più deciso. Ma al momento non me la sento di dire voto per... Chiaramente, ti ripeto. Ma a votare ci andrà però. Andrò a votare. Grazie. Niente, grazie a te. Ha le idee chiare per il voto del 25 settembre? Assolutamente no. Attualmente assolutamente no. Però mi consenta una battuta. Te lo sto dicendo alla Berlusconi, anche se non sono vicino a Berlusconi. Io credo in Dio, ma non credo nei preti e nel Papa. Credo nella politica, ma non credo in questi politici di nessun colore.
che per me sono tutti mercenari. 25 settembre si avvicina, ha già le idee chiare su cosa fare? No. No? E questa indecisione deriva da cosa? Da un non convincimento nei programmi, nelle proposte? Bravissimo. Oppure negli interpreti delle... Anche, diciamo che è una confusione generale. E quindi se si votasse oggi non andrebbe a votare? Avrei grandi difficoltà, però cercherò di risolverle prima del 25, comunque il voto va dato. Grazie. Ciao. Vai. Tra una settimana ci saranno le elezioni, voi siete giovani, avete? 19. 19 anni, quindi andrete a votare? Sì. Avete le idee chiare su chi voterete? Sì. Sì. Avete una preferenza in base al candidato oppure voterete in base a qualche tematica che vi è particolarmente vicina? Sì, in base ad idee portate avanti, progetti. Candidato purtroppo no, cioè non abbiamo una preferenza sul candidato, anche perché la politica è quello che è, quindi i candidati molto spesso sono soltanto alzabandiera e diciamo mercenari, quindi no. Soltanto idee da portare avanti, sì, e quindi appunto dei candidati, idee chiare no. Io sinceramente a livello di candidati non sono molto preparato, cioè non è che me ne intendo molto, quindi preferisco andare verso le idee che ho io e che mi rispecchiano più rispetto a un altro partito. Ultima domandina flash, la politica magari sarà quello che è, ma voi appassiona? Sì. Diciamo, io la vedo sotto un punto di vista più accattivante, nel senso magari perché non vengono proposte delle idee che a me, ragazzo di 20 anni, sembrano banali, dei progetti futuri magari banali, persone invece che hanno più esperienza, più studio, almeno a quanto dicono, più titoli di me riguardo lo studio, non arrivano a dar voce a delle idee come invece io le penso e loro no. Questo è il mio punto di vista, insomma. Per te? A me è il giusto, non, né sono appassionato né la disprezzo, e faccio quello che devo. Quando devo votare mi interesso alla politica. C'ho proprio le idee chiare, già so quando andrò a votare chi voterò. È contento anche di questa scelta? Sì, sì, perché è una persona coerente. E quindi penso che non mi delude rispetto alle aspettative che io ho verso questa persona. Ok. E pensa che gli esiti di questa tornata elettorale saranno positivi per il paese? Non lo so, spero di sì, sempre per il bene del paese. Però questo poi va in base all'elettore, chi vota e come andranno. Anche perché questa legge elettorale, insomma, non dà mai delle certezze. Quindi... E chi sceglierà non ce lo vuole dire? Guardi, allora, sto tra, sinceramente, comunque il centrodestra. Ok, è indeciso nella sì, coalizione comunque sì, del centrodestra. Perché a sinistra non vedo alternative, non vedo Letta oppure il solito Renzi oppure... Non mi danno, anche perché negli ultimi 10 anni l'unico partito che ha governato senza essere stato votato è stato il PD. Okay. Quindi vedremo quello che succede. Però grazie. È sempre tutto nelle mani dell'elettore. Andrò a votare e voterò per Europa Verde e Sinistra Italiana. Per quale motivo? Perché sono gli unici che in questo momento si stanno occupando seriamente delle questioni climatica e delle politiche ambientali e quindi mi riconosco nel loro programma. Anche se diciamo non sono molto appassionato di questa campagna elettorale. Quindi tu non sei uno di quelli che andrà a votare per simpatia di un rappresentante, ma lo fai in base a un programma elettorale di un determinato partito? Esattamente, anche se devo dire che il centro-sinistra dovrebbe quantomeno presentarsi con un programma chiaro, nel senso che non deve essere subalterno alle destre, come purtroppo sto vedendo sta facendo Letta e tanti altri. Quindi, tenendo conto di quello che ci hai appena detto, temi che l'Italia possa andare in mano ad un governo, diciamo, di destra? Beh, non è che temo, anche perché la democrazia funziona così, chi vince è chi prende più voti. La destra in questo momento è forte perché si fa vedere unita e diciamo che presenta degli slogan molto diretti. Non me lo toglierete! Non me lo toglierete!
però questo non credo sia il modo di affrontare seriamente delle emergenze che in autunno ci prenderanno tutti. Eccoci allora il 25 settembre alle urne, ha già le idee chiare su cosa fare? Ma direi proprio di no, sono indeciso se andare a votare o no e penso prenderò la decisione proprio in extremis, diciamo. Quindi se si andasse a votare domani probabilmente non voterebbe? Esatto, proprio così. C'è qualcosa che non la convince nei programmi, negli interpreti? Negli interpreti sicuramente, ma anche nei programmi trovo molte comunque mancanza di coerenza da parte delle forze politiche in gioco. Non farò politica con Renzi perché questo modo di fare politica mi fa orrore. Io posso essere chiara? Devo mettere una bandiera? Me lo scrivo qua? No. Non, veramente devo ponderare bene il da farsi. 2 settembre si andrà al voto. Voi andrete a votare? È la prima volta che votate? Avete le idee chiare oppure siete ancora indecise? Hai già le idee chiare? Abbastanza. Ma è la prima volta che voti? Le politiche sì, è la prima volta perché ho fatto 18 anni quest'anno, quindi sì. Ah, ok, quindi ti senti abbastanza rappresentato dal partito che hai scelto? Si può fare sempre di meglio, soprattutto su alcune posizioni prese in passato, ora per le elezioni cambiano, diciamo. Sì e no. E invece riguardo a quello che potrebbe essere l'esito, anche in base ai sondaggi, come ti senti? I sondaggi hanno il tempo che volano. In our mind, everything is totally connected. Però, in generale, male, però se al governo andrà chi ci deve andare, per i sondaggi, tempo 2 mesi si sciolgono. Quindi le destre secondo te non durerebbero molto? No, ma perché pure nei confronti che stanno avendo tra di loro hanno visioni diverse e quindi già è un male e per loro ovviamente, e la Meloni che è la leader propone il suo programma, un popolone è quello di tutto il centrodestra su tantissime quindi questioni. Quindi non sono d'accordo su tante cose secondo te? Dalla sanzione alla Russia, questione ambientale, anche gli stessi diritti, in generale vedremo come va, ci divertiamo. Sembra che tu ti sia preparato molto prima di apprestarti a questo primo appuntamento alle elezioni nazionali e invece pensi che i tuoi coetanei come si porranno? Andranno a votare? Si sono informati? Sono interessati? Allora, io cerco di fare una divulgazione nel mio piccolo facendo una serie di storie con un mio amico che è Riccardo Rosato e le storie si chiamano Per un voto consapevole e spieghiamo un po' i programmi. Quanto riguarda i giovani c'è un problema strutturale, i fuori sede. Sono 1 milione di persone che non potranno votare contando che gli under 25 con diritto di voto sono 10 milioni, c'è un problema. Poi se si va a vedere, per quanto riguarda i giovani, tutti su TikTok giusto un mese prima. Ciao ragazzi, eccomi qua. Vi do il benvenuto sul mio canale ufficiale di TikTok. Parlando di tematiche che non sono vicine ai giovani e anche perché gli over 35 sono molti di più, quindi tu vai lì a cercare voto, non vai dai giovani. Sì, sì, assolutamente andrò a votare. Sin da quando sono diventato maggiorenne ho avuto questo impellente bisogno di dare mano, diciamo, a scegliere chi andrà al governo. Non ho avuto le idee molto chiare, però strumenti come ad esempio il partitometro mi hanno aiutato a capire bene su quale delle sponde mi ci ritrovo di più. Quindi è la prima volta che andrai a votare? No, questa in realtà è la seconda e per la prima mi sono fatto un po' aiutare dal nucleo familiare. Non è stata una grande idea, però essendo la prima volta non sapevo come gestirmi. Hai idee chiare in base a qualche tematica oppure andrai a votare in base alla simpatia di qualche candidato? Allora, non ho la cultura politica per andare in fondo a delle tematiche politiche che appunto sono state discusse in campagna elettorale. Giù le mani da Peppa Pig, da Masha, da Cenerentola. Però mi sono fatto un'idea delle persone che posso votare e soprattutto a quale partito affidarmi. Hai capito se i tuoi coetanei andranno a votare e hai capito più che altro se loro hanno le idee chiare come le hai tu? Purtroppo no, per la maggior parte addirittura non si hanno né idee chiare né la volontà di andare a votare perché si pensa che non si possa dare una mano a cambiare il tutto. Se ci attende un appuntamento importante, hai le idee chiare?
Beh sì, più che altro ho letto i programmi di varie forze politiche, ho visto più che altro quali sono le idee sui giovani, cosa va contrastato, e ho letto che alcune cose come gli investimenti nelle scuole anche, per esempio, e sono tutte proposte molto belle, ma di fatto tutte le manovre che propongono e sulle quali danno molto più peso in campagna elettorale le forze politiche sono quelle su cui realmente vorrebbero spendere i loro investimenti, mentre sulla scuola noi abbiamo vissuto ad esempio a Sezze una situazione drammatica l'anno scorso perché avevamo il 50% delle classi e ci dovevamo alternare in DAD, quindi, e poi diversi problemi come ogni scuola. Hai parlato di scuola, quindi presumo tu sia molto giovane, quanti anni hai se posso? 18, compiuti a marzo. Ah ok, quindi è la prima volta che andrai a votare, almeno per le elezioni nazionali. Sì, sì. A giugno ho votato per il referendum e adesso il 25 alle nazionali. E i tuoi coetanei, secondo te, parteciperanno a queste elezioni? Beh, a parte le tematiche di cui parlava Jonathan, quindi un milione di fuorisede di giovani, penso che molti si distraggano facilmente dal voto in quanto hanno poca fiducia nella politica e in quanto la politica, più che cercare di avvicinarsi ai giovani, molto spesso tende a parlare di tematiche a loro che non sono molto vicine. Tic-toc-tac, perché così è più completo il nome. Avete già deciso? Avete già le idee chiare? Sembra di sì. Ok, lei? Sì, chiarissimo. Andrete a votare? Io sì. Ah, lei quindi non andrà a votare. Lei che andrà a votare lo farà quindi convintamente? C'è qualcuno che è riuscito a convincerla? Lei invece per quale motivo non andrà a votare? Che ci andiamo a fare? Non pensa che sia importante? Tutto da solo, no? Non è convinto. Ah, non è, quindi continuerà insomma con questa abitudine. Certo, ognuno di noi ha una sua posizione politica pure, perché... E questo è l'importante. Questo è importante. È la democrazia, no? Che viene uno e dice, guarda, io ti offro questo e te... Purtroppo è così, ognuno deve avere la sua posizione di politica. Che posizione siamo? Non è che siamo degli scimpiotti che andiamo a fare una volta da una parte, una volta dall'altra. Non ci facciamo convincere, io non faccio convincere. Sperando che anzi io cerco di convincere gli altri. Quest'anno vada un po' meglio, che speriamo i nostri politici cambino qualcosa. Sono sempre senza lavoro e sempre con meno autostima. Accendo la tele, un politico parla sempre.